Benvenuti nella mia cucina. Oggi facciamo la pasta fatta in casa, un primo piatto tipico italiano. Siete pronti? Bene, che cosa ci vuole per fare la pasta fatta in casa? Ecco gli ingredienti. Queste sono le dosi per 3 persone. Ci vogliono 300 g di farina, 3 uova, una forchetta, la macchina per fare la pasta e una ciotola. Come fare la pasta fatta in casa? Prendere la ciotola, prendere la farina e mettere la farina nella ciotola. Con la mano fare un piccolo vulcano nella farina. Prendere le uova, rompere le uova e mettere le uova nel vulcano. Una. Due. E tre. Ora con la forchetta sbattere le uova con la farina. Per unire le uova con la farina potete usare anche le mani. E fare un impasto. Lavorare la pasta con energia, con la mano, forte. E quando avete una palla liscia, così, mettere la palla in un foglio di pellicola. Chiudere bene. E aspettare 30 minuti. Quando la palla di pasta è pronta, aprire. E con un coltello tagliare una parte. E chiudere ancora la palla di pasta. Prendere la parte della palla e mettere nella farina. Ora usiamo questo con la macchina della pasta. La macchina della pasta deve essere aperta, molto aperta, all'ultimo livello, il più largo. Metto questo qui e giro. E prendo la pasta sotto. Ci vuole? Va bene, dai, va bene. Va bene, lasciamo. Show must go on. Ci vuole molta forza. Ecco fatto. Passare un'altra volta la pasta, sempre a livello più largo. Prendere la pasta sotto. E voilà. Ora chiudere la macchina della pasta da 7 a 5, per esempio. E mettere ancora la pasta. Un momento. Prendere la pasta sotto. Eccola qua.
quando la pasta è uscita, tagliare una parte e mettere a riposare. Stendere tutta la pasta e poi mettere sulla macchina della pasta la seconda parte. Io faccio le tagliatelle e uso questo. Prendere la pasta e mettere la pasta qui per fare le tagliatelle e girare. Le arrivano. Quasi pronto. E voilà. Prendo le tagliatelle e le metto le tagliatelle sul tavolo.